Prima di parlare di Luigi Pirandello, che è uno dei maggiori narratori italiani del Novecento, è necessario soffermarsi brevemente sulla crisi del personaggio che investe tutta la letteratura del Novecento e anche la letteratura italiana. Per capire bene che cosa si intenda con questa espressione, crisi del personaggio, è bene forse partire dalle considerazioni di un grande critico letterario italiano che si chiama Giacomo De Benedetti, il quale scrive: appena ci si mette a leggere i romanzi moderni, si è colpiti da un fatto abbastanza sconcertante. Dal ritratto dei personaggi scompare, quasi senza eccezione, ogni vestigio di bellezza fisica, specialmente nella faccia, cioè nella parte più espressiva della persona. In breve, col finire della narrativa naturalista, comincia nel romanzo e nel racconto l'invasione dei brutti, che a non lungo andare occuperanno tutto il territorio. Si tratta di una considerazione che parte, come vediamo, da un piano puramente estetico, la bellezza dei personaggi. Tuttavia, queste considerazioni potrebbero essere ampliate anche su un piano meno materiale e coinvolgere anche la sfera morale dei personaggi. Come dire, vero è che termina ogni idealizzazione estetica con il Novecento e con il modernismo, ma anche da un punto di vista morale ed etico, i personaggi non sono più come la tradizione ce li aveva presentati, sono personaggi nuovi, a tratti inaffidabili, che presentano delle debolezze molto forti, delle insicurezze, spesso addirittura delle bassezze. Un personaggio a tutto tondo, un personaggio artefice del proprio destino, come la tradizione ci aveva tramandato nel corso della storia della letteratura, non è più possibile nel Novecento. Si tratta di una crisi del personaggio che certamente si accompagna ad una crisi culturale più ampia, ad una difficoltà nel concepire un uomo ancora padrone di una concezione antropocentrica della propria vita e della propria storia, e che si accompagna certamente anche ad alcune enormi rivoluzioni, quella per esempio portata dalla psicanalisi, che insegna come l'uomo non sia monolitico, ma abbia delle pulsioni e sia quindi scisso, e anche alcune grandi rivoluzioni filosofiche e scientifiche. Pensiamo per esempio alla rivoluzione che il concetto di tempo vive nel corso del Novecento. Ecco, una crisi del personaggio, un fattore estetico certamente come individuo De Benedetti, ma anche una crisi che coinvolge la morale dei personaggi. E allora, se estendiamo questo concetto, non facciamo fatica a riconoscere nel quadro, per esempio, Zeno, uno dei personaggi più importanti del Novecento, creato da Italo Svevo. Un personaggio che è inaffidabile, inattendibile, insicuro, bugiardo, spesso, insomma, totalmente all'opposto rispetto ai grandi personaggi della tradizione letteraria. Per tornare a Pirandello, se teniamo presente questa concezione del personaggio, questa nuova dimensione del personaggio novecentesco, ecco che diventa più facile leggere alcune parole tratte da uno dei suoi saggi più importanti, intitolato L'umorismo. Vediamo insieme queste parole. Scrive Pirandello: vedo una vecchia signora coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa espressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. La descrizione che fa Pirandello in questo breve passo è, guarda caso, proprio la descrizione di un personaggio brutto, per l'appunto, molto de benedettiano, così nella sua estetica. Vediamo che Pirandello però si sofferma su un aspetto di questa bruttezza, cioè sull'effetto di questa bruttezza. Dice Pirandello che questa signora, certamente brutta, è una signora anche fuori luogo. Cioè è una signora che non corrisponde nel suo aspetto a ciò che noi ci aspettiamo della signora, del prototipo della signora di una certa età. Si avverte un contrario, un avvertimento del contrario, cioè si vede un contrasto tra ciò che dovrebbe essere e ciò che effettivamente
abbiamo di fronte agli occhi, il cui risultato è un effetto comico. Il comico, scrive Pirandello, è un avvertimento del contrario. Ora, pochi passi oltre, Pirandello continua così. Ma se ora interviene in me la riflessione e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che, parata così, nascondendo le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andare oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro, da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico. Da un lato, dunque, Pirandello, nel parlare di umorismo, parla di avvertimento del contrario, dall'altro di sentimento del contrario. L'avvertimento del contrario è una percezione che ci porta al comico. Quando vediamo qualcosa che contrasta con le nostre aspettative, l'effetto che viene generato è un effetto comico, ridicolo. Tuttavia, dice Pirandello, a questa prima percezione, a questo primo avvertimento, può seguire una riflessione più approfondita. È qui che si passa, secondo Pirandello, al sentimento del contrario, cioè di fatto si passa alla concezione che questo contrasto possa avere una ragione più profonda e direi anche più tragica. Un sentimento del contrario, dunque, che genera non più il comico, ma l'umoristico. Ora, avvertimento del contrario da un lato, sentimento del contrario dall'altro. Sono due aspetti, due elementi che ci fanno vedere come l'umorismo sia in realtà un processo conoscitivo, che è figlio di una riflessione più approfondita. Due elementi che ci fanno capire come in realtà l'umorismo sia molto diverso dal comico, perché l'umorismo associa ad una prima percezione che è comica una seconda riflessione che è invece di carattere tragico. Torniamo su questo saggio e vediamo un altro passo interessante. La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili e che però possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano, il movimento già a poco rallentato non cessi. Le forme in cui cerchiamo di arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima, il flusso continua, indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, componendoci una coscienza, costruendoci una personalità. Si tratta di un passo molto interessante, apparentemente complicato, ma che si agglutina, si concentra intorno a due parole chiave. La prima è vita. La seconda, certamente, forme. Nella concezione di Pirandello, ciascun uomo, ciascuno di noi, ha una vita, nel senso che è possibile percepire nel nostro intimo un continuo flusso, un flusso inarrestabile, una continua metamorfosi. Tuttavia, questa continua metamorfosi si arresta quando noi, nel momento in cui noi cerchiamo di fissare una forma, che è l'unico modo che abbiamo per cercare di individuarci, cioè di determinarci come individui. La vita è quindi un flusso continuo, la forma, il tentativo di arrestare questo flusso continuo, che è per noi in un certo senso necessario perché non riusciamo a riconoscerci, ad individuarci come flusso. Vita e forma, dunque, due parole che individuano una profonda antitesi che, secondo Pirandello, coinvolge tutti gli esseri umani. È come se le nostre esistenze fossero sempre dibattute tra questi due opposti. Una vita che individua l'uomo nel suo essere, per natura mobile e molteplice, impossibile da definire staticamente, e la forma. Riconosciamo certamente in questa visione, in questo carattere, in questa definizione della vita, alcuni elementi
tipici della filosofia del Novecento, in particolare Bergson e Freud. Mentre la forma si evidenzia come una stabilità che è determinata dalla necessità di riconoscere se stessi. La necessità di riconoscere se stesso porta l'uomo a stabilizzarsi costruendo delle maschere. Sono maschere che sono fatte dell'idea che noi abbiamo di noi stessi, la costruzione che facciamo di noi stessi. Vita e forme, dunque, ma sono questi soltanto alcuni degli elementi caratteristici e chiave di questo, caratteristici di Pirandello e degli elementi chiave di questo saggio intitolato L'umorismo, da cui ricaviamo sostanzialmente alcune idee fondamentali. Intanto, come abbiamo detto, il valore conoscitivo dell'umorismo, che è diverso dal comico. In secondo luogo, una critica al concetto di individualismo. In terzo luogo, una contrapposizione tra vita e forma. Sono questi i caratteri fondamentali dei personaggi di Pirandello ed è attorno a questi tre valori fondamentali che vedremo si costruiscono i personaggi pirandelliani e si costruisce la loro modalità di crisi.